Possiamo finalmente dire che questa sera siamo entrati nella storia? Abbiamo fatto il coronamento di un ciclo e di una stagione dove il gruppo ha fatto sempre la differenza e onestamente anche nell'attenzione grossa che c'era oggi in campo ha fatto la differenza ancora una volta il gruppo, quindi perfetta sintonia con quello che è stata tutta la stagione e quindi suggellarlo con un risultato credo che sia una cosa molto molto bella. Partite contrate, poi via via siete diventate padroni del campo. Siamo diventati padroni del campo, però sempre con un macigno che ci pesava forse sulla mente, sulla testa, e però questa cosa qua è quando le aspettative sono importanti, questa cosa qua è la testimonianza di quanto le ragazze ci tenevano a conseguire questo risultato, perché poi viene a mancare proprio quella leggerezza, la sicurezza della partita di andata in realtà era aleatoria, non poteva essere reale, non potevano essere così loro. Un macigno quindi, che hai aiutato a spazzare via con la carta groblena. Ma ho aiutato, forse abbiamo aiutato tutti reciprocamente sulla gestione dei momenti difficili, anche il primo set ha sfiorato proprio la rete, altrimenti era l'ennesimo pari, quindi si giocava ancora, quindi sono state delle situazioni, tante situazioni in cui ci siamo aiutati e non solo con il cambio, perché poi alla fine un solo cambio, però soprattutto tenendo la testa focalizzata sulle cose da fare, perché molto spesso l'attenzione ci portava fuori dai compiti tattici, quindi quello è la cosa più importante. Però la squadra è giovane, ci sono delle giovani, molto giovani, ci sono delle debuttanti nel campionato italiano e le coppe europee di per sé fanno ansia solo quando si arriva alla partita decisiva, quindi secondo me è tutta esperienza che portiamo in casa e che servirà per le prossime vittorie. Da ultimo, dal suo punto di vista, lei ha vinto molto in campo internazionale, che effetto le fa questa vittoria con la squadra di club? Beh, con le squadre di club è la mia prima vittoria, quindi come al solito la prima volta ha un sapore tutto particolare, e quindi ha un sapore particolare, certo.